Benvenuti in questo nuovo volo. Oggi andremo dalla biosuperficie di Celano, che ha una bellissima pista, come ha fatto Marco Romboli, ha una quota di 2200 rotti piedi, ha una pista di 800 metri in asfalto. Io qui non ce l'ho caricato, purtroppo, però vabbè, pazienza. L'arrivo sarà alla biosuperficie, anche questa non ce l'ho caricata, però l'ho caricata col GPS mettendo i punti di inizio e fine della praticamente. Allora, eccoci qua. Questo sarà la nostra partenza, prua subito dopo il decollo. Noi abbiamo una prua 76 circa, dalla 76-78 dalla pista. Metteremo prua 65 magnetica fino ad arrivare al punto, questo qui, cerchio, un piccolo paesino, poi vireremo verso Celano e dopodiché proseguiremo la nostra rotta. Dovremo salire parecchio perché qua ci sono le montagne, vedete, in questa zona qui, cioè siamo proprio bassissimi sopra le montagne, in quella zona lì. Poi andiamo verso Tagliacozzo, nelle zone che ha fatto Romboli, evitando gli spazi aerei insomma, pericolosi. Andiamo a Roviano e poi da lì ci dirigiamo verso questi due punti che sono, per l'esattezza, allora aspettate un secondo, allora 13 miglia, e questi due punti sono due punti di riporto. Fatemi chiudere qui un secondo. Sono il primo è Palombara Sabina, che è all'interno della della DMA, questa qui, zona 2 Etruria, però il lower limit è 5.000, quindi noi dovremmo stare sotto perché questo è classificato A, quindi da Palombara Sabina, e ci dobbiamo mantenere a, quindi noi dopo questo punto scendiamo da 6.500, scendiamo a 4.500 e da qui poi noi dovremo scendere ancora perché abbiamo prima dell'arrivo abbiamo un altro spazio aereo che è interdetto al traffico nostro, che è questo. Allora, questo è militare, quindi va bene, dovevo stare per forza sotto gli 8.000, ma aspettate se mi riesce, allora ve lo faccio vedere, eccolo, noi dobbiamo stare sotto questo, quindi ricapitolando, qua dobbiamo stare sotto anche questo TMA zona, quindi dobbiamo, questa qui, c'è scritto qui 5.000, quindi noi dobbiamo, suggerirei, siccome questa bisogna stare sotto i 5.000, qua sotto i 3.500, noi su questo punto qui, che si chiama praticamente, aspettate, Roviano, su Roviano cosa facciamo noi? Su questo punto qui noi iniziamo la discesa, che è Roviano, poi ora lo vedremo nel nostro piano di volo. Allora, Roviano è questo qua, quello dove fa la sella, iniziamo la discesa, ci manterremo a 3.500, poi considerate che l'arrivo, che è questo qua, per fortuna non c'è grandi asperità nel terreno, e poi atterreremo fatemi vedere, a questa biosuperficie con una quota di 741. Quindi dobbiamo ricordarci che noi scendiamo da 3.500 a 741, sarà il nostro praticamente 740, ci sarà il suolo circa, poi il simulatore sarà un po' diverso, però vabbè, faremo a occhio, sarà un po' difficile. Eccoci qua, allora torniamo a noi, siamo a 2.247 piedi di quota. Allora, abbiamo flap, controlliamo, mettiamo la, ok, sì, abbiamo flap,
Allora, abbiamo motore. Piano piano abbiamo fatto tutti i controlli, diamo tutta potenza, manteniamo l'heading selezionata. Io adesso li metteremo, aspettate un secondo, ok, no, manteniamo prua. Ok, siamo decollati. Autopilota. Ok, nav mode e nav mode. Ok, ce l'abbiamo. Ok, stiamo virando per Celano ora, eccoci qua. Devo ridurre un po' il rato di salita ora, se no non acceleriamo. Entriamo dentro. Ok, sì, perfetto, siamo decollati, perfetto, ora riduco un pochino lo zoom se non vediamo niente. Ok. Saremo su Celano fra... ci siamo quasi. Ok, posso togliere i flap. Aumento un pochino il rato di salita. Abbiamo beccato il vento perché sta cambiando. C'è anche un po' di turbolenza come nel suo video. Sta virando. Ok, stiamo virando. Il prossimo punto abbiamo cerchio, mi pare di ricordare. Vediamo. Allora, prossimo punto, Tagliacozzo, Celano, cerchio Celano, Celano è questo. Allora, torniamo a noi, dove siamo? Eccoci qua. Riduciamo il rato di salita perché dobbiamo prendere velocità. Guardate che belle le montagne, la casetta, vedete la casetta lì? Stiamo acquistando velocità, piano piano. Devo ridurre il rato di salita. Ok, se non ce la facciamo ci facciamo un holding. Stiamo acquistando quota. Aspetta, ecco la montagna. Fra un po' vireremo per Tagliacozzo, mi pare sia il punto. Controlliamo. Sì, tra un po' vireremo. Ok. Possiamo ridurre anche il rato di salita a 500. Ok, ora cominciamo a fare un po' di comunicazioni perché non mi si era attivato niente prima. Vediamo. Nearest airport list, back. Roam center.
Fly Forward. Vabbè, qui vabbè, quella è una combinazione della realtà. Giusto, dobbiamo anche andare nella standard ora, ok. Ok, stiamo ancora salendo con un po' di difficoltà, siamo quasi alla quota di crociera. Guardate che bello dall'alto la valle con le montagne. Ora possiamo togliere, aspettate, metto questo, fuel pump, landing off. Ok, torniamo al nostro cockpit. Guardate i paesi. Mi ci è voluto un bel po' per pianificarla. Allora, controlliamo quant'è la distanza. Allora, quant'è la prua ora? Da 292 dovrebbe essere la prua. No, 263. 263, vediamo. 263. Sì. Quindi, per logica, se la prua è 263, noi siamo... aspettate. Ok. 263. Oh, vabbè, qua mi dà 261, c'è una minima differenza di 2 gradi. Siamo pronti per il punto, no, qui non si vede bene. Allora, 263. Tagliacozzo, sì, e dopo Tagliacozzo siamo pronti per Roviano. Tagliacozzo, Roviano, va benissimo. Dov'è? 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 Ok. Allora, ok. Guardate che belle le montagne in lontananza e le colline sotto di noi. Allora, ok. Vediamo chi c'è vicino a noi. Nearest. Lima India Alfa Papa. Che cos'è? L'Aquila. Ok. Ok. Ok, Tagliacozzo, ok, siamo a Tagliacozzo, ci manca pochissimo, 7 nautical miles. Ok, distanza 7000 nautiche, stimato 4 minuti, possiamo mettere, ok. No, meno 10. Ok, così abbiamo anche la visione dall'alto. 263 la prua, la velocità al suolo sono 90 nodi, però siamo ancora in salita. Riduciamo un po' il serato di salita. Eccoci, ora stiamo livellando. Dobbiamo lasciare che la velocità aumenti. Ok,
ancora tutto motore perché a questa quota è molto rarefatta l'aria. Quindi stiamo aumentando la nostra velocità del suolo, dobbiamo arrivare a 100. Ok, siamo quasi a 100 nodi. Ok, siamo in crociera. Fra un po' vireremo per 2,58, fra 4 miglia, 2 minuti. Nearest airport list. Preturo, Frosinone, Guidonia e Rieti, c'è vicino. E questa è solo la velocità di riferimento. Velocità di stallo con il flap up 48, velocità di manovra ai vari pesi, velocità di salita rapida e ripida, best glide in caso di emergenza 68 nodi, flap massima 110 per 10 e 85 per 15 30. Ok. Dovremmo avere un altro po', metto tutto motore, dobbiamo accelerare un po'. C'è parecchio vento contro, abbiamo un po' di turbolenza. Ora stiamo virando. L'altro punto si chiama Roviano. Dopo Roviano arriviamo al punto, il nostro primo point of the descent, Roviano, e dopo Roviano noi praticamente, per non entrare in questa, rifacciamo il calcolo un secondo, sì, zona 2. Ecco, già a Palombara dobbiamo stare sotto 5.000. Quindi dopo Roviano iniziamo la discesa. Va benissimo. E vai. Dov'è? Ok. Ci sono 70 gradi Fahrenheit fuori. Guardate le montagne. Cioè, abbiamo 12 miglia ancora. E a Palombara, aspettate, lo vedo meglio da così. No, ho sbagliato io. Sì. Se non erro, dobbiamo tenere 256 ora. Noi ora abbiamo 256, giusto? 256. Questo punto più quello più basso che si chiama Roviano. Dopo Roviano iniziamo la discesa dolce, ovviamente. Intanto arriviamoci a Roviano. Ok.
Qui abbiamo le montagne, quindi non possiamo fare scherzi. Camp X. Ok, abbiamo la mixture ovviamente lean. Ora riduciamo un po' la potenza del motore, la mettiamo a 95, anzi 96, 96. Vabbè. No, facciamo 96. Vai. Ok. Stiamo andando abbastanza veloce perché comunque sia ci abbiamo vento contro, però queste creste sono molto alte, quindi stiamo proprio sopra a pelo, guardate che bello. Appena viriamo iniziamo la lenta discesa a 500 piedi al minuto. Eccoci qua sulle montagne, ve lo faccio vedere anche da fuori. Siamo alti comunque rispetto alle montagne, vedete ora stiamo aumentando una specie di valle. C'è un po' di turbolenza, ma non è che. Dobbiamo mettere tutto motore perché sennò perdiamo velocità a questa quota. Abbiamo 100 DGS ora. Stiamo per arrivare fra 3 minuti. L'aria è molto rarefatta a queste quote. Regolo la sagomina, ok. Tra un po' dovremmo virare. Vediamo quanto ci manca. 2 minuti, 4 miglia. E poi imposto 5.000, non imposto da qua. Qua abbiamo lo squawk 4451. Nav che non l'ho messi, tanto non stiamo andando volo per volo, ma usando il GPS.
Con la pedaliera, infatti ci stiamo muovendo. Ok, stiamo in rotta, ora dobbiamo virare. Tanto per il prossimo punto ci abbiamo 11 miglia, ah bene, 11 miglia ce la facciamo a scendere. Prima 5.000 e poi a 2.000, 3.000, facciamo 3.000, che lo sai sotto 3.5, quindi, anzi se posso 2.5 scendo, perché tanto comunque poi dobbiamo atterrare, quindi. Ecco la coda, la stiamo girando. Ora possiamo iniziare la discesa. Prima riduco un po' la potenza. Il prossimo punto è Palombara Sabina, e dopo Palombara Sabina abbiamo la Railway Station, Riano Railway Station, quindi Palombara Sabina, ok. Questo lo alzo un po' e metto 3.5. Dobbiamo passare questi ultimi speroni. Aspettare, riduco un altro pochino il rato di salita e di discesa, metto 200. Non ci schianto sopra. Ecco un Airbus in lontananza. Vediamo quanto stiamo. Okay.
Aumenta un po' il rapido di discesa. Mantengo 2005. Perché se non erro nell'ultimo tratto noi, prima dell'atterraggio, dovremmo mantenere... Aspettate, fatemi guardare. E bisogna sempre guardarli prima della partenza in volo, gli spazi aerei. Ok, la ground a 1000. Sì, vabbè, bracciano, vabbè, tanto ne stiamo atterrando, che ce ne frega. Allora, questa qui è da ground a 500, anche questo è un national park, va bene, ma noi dobbiamo tenerci fuori da questa qui, mi pare. No, quella da training, ok, che da 2000, però noi manteniamo... Allora, aspettate, non mi esce più di trovarla, ce n'è un sacco di zone qui. Allora, urbe... da 5000, ok, inizia da qua praticamente per Paloma La Sabina, che stai davanti a noi, e poi devo Riano, ok, mettere il meteo, quello lì dall'origine, weather. Allora, ok, mettiamo, dove caspita è, 3-4000 scattered, 228 nodi, ok, 1012, vabbè, quello si è mantenuto, 228 nodi, 231 8 nodi wind, 220 8 nodi, sì. Sì, light turbulence, clouds, allora, da 4000 a 3000, scattered cumulus, ok, ok, ok. Ci stiamo andando sotto.
Siamo a 3.000, stiamo a posto, ora riduciamo il rate di discesa. Quella è la pista, vedete là sotto c'è la pista, allora vi faccio vedere. Siamo più avanti, allora dove siamo? Qui, aspettate un secondo. Eccola, Guidonia, siamo poco dopo Palombara Sabina. E qui non dobbiamo stare attenti perché dopo avevamo visto, quindi siamo qua, ora questo è il finale di Guidonia, ma tanto è lontana, quindi non intacchiamo il traffico e dobbiamo controllare di essere al di sotto nella TMA e non essere né in zone pericolose né altro. Questa tipo è training, va bene, non ce ne importa, noi siamo al 2005, stiamo da Dio praticamente. Questa 2005 va bene, non gli diamo noia. E poco prima dell'arrivo, direi vicino a Vol di Campagnano, ok, dopo Riano, dovremmo tenere più a 2,7 qualcosa, 2,78 per Riano. A Riano a quel punto scendiamo e ci mettiamo tipo a 1.500, così almeno vediamo meglio, siamo pronti poi per la virata finale, quindi ci manterremo a 1.500 qua. Ok, a Riano ci arriveremo fra un po'. Ok, dove siamo? Ok. Siamo meno scavallato, diamo un attimo di motore, c'è un po' di turbolenza, siamo sotto le nubi. Eh sì, siamo 274, sì, siamo su Viano e poi 226. Eccolo, vedete il bordo della zona della TMA, vedete? Noi ora siamo dopo Palomba, ok, questo è il bordo, vedete, noi siamo qua praticamente, infatti dovremmo avere prua circa 276 circa, 278, vabbè c'è 2 gradi di differenza, va bene, è uguale, perché dipende dalla declinazione magnetica della zona. Siamo vicino al VOR. Quando saremo vicino al VOR qua vuol dire che abbiamo passato Riano a VOR di Campagnano e a quel punto saremo a 1.500, scendo a 1.500, ok, diamo un altro po' di motore, stiamo un po' più indietro, ok, così ci prendiamo più smattiti,
Volevo vedere una cosa. Quali sono gli aeroporti vicini? Guidonia, Urbe, Ciampino, Rieti, Fiumicino. Infatti l'ultima parte vicino al lago, faremo la virata come ha fatto Romoli e poi beh, vediamo di atterrare al meglio possibile. Ok. E quella sarà brutta. No, mettiamo un po' di zoom. Lo riduco un po', così me lo tengo qui perché mi possa aiutare. Lo metto un po' fuori dallo schermo, tanto va bene uguale, mi interessa solo avere la... così so quando devo scendere per l'atterraggio. Per ora qua è calma piatta, c'è un fiume. Eccolo qua con l'isoletta. Una specie di isoletta. Ok, i numeri non ci tangono più di tanto perché comunque sono a 3000 piedi, non ci toccano, anche, anzi qua non c'è proprio nulla, meglio. Poi inizieremo la discesa e infatti sono qua a circa 50 minuti di volo. Allora, volevo vedere se ho messo i danni, un secondo, perché l'avevo, ecco, l'ho tolti perché non so se atterro sullo sterrato perché non c'è la... Quelle sono le zone penso pericolose, queste più tonde, e ci passiamo vicino a noi. Ho dato un po' di motore. Ecco il lago di lontananza, eccolo là sotto.
Iniziamo la dolcissima discesa. Miglia sono 8 miglia, siamo arrivati. Ad uso superficie sento Stefano sul lago. Guarda lì che via traccia abbiamo. Quindi dobbiamo virare per 225, poi 185 e 148, ok, quella sarà il finale. Siamo. Qui siamo proprio bassi. Siamo a fare il pelo alle colline. Ma siamo comunque distanti dal suolo, eh. Così ci manteniamo fuori dagli spazi aerei. Questo toglie un po' motore. Siamo a 1008, stiamo scendendo ancora. Ora sì che siamo bassi. Iniziamo la checklist. Allora, pump fuel on, landing light on, pitot potremmo spengere, tanto siamo bassi ora, non c'è freddo. Ok, view, instrument panel, GPS. Guardate che belle due colline. Siamo vicini a Fiumicino, ecco perché ce lo mantiene molto bassi ora. Sembra quasi di fare il pelo alle colline, invece noi ora stiamo belli lontani. E quello sarà il finale. Vediamo la parte finale, parallela al lago e poi taglia. Ok, parallela al lago e poi taglia. Ok.
Quante miglia sono la parte finale? 3 miglia, possiamo mettere già flap. Siamo sul laghetto. E poi sul Bersano. Dopo il laghetto vediamo. Ora seleziono il flap. Come vediamo. Giocarci la finale. Allora, questa è la finale e poi abbiamo la pista. Questo pezzettino qua è la pista. Farlo così alla cieca è molto difficile. Aspettate un secondo che tolgo l'autopilota, se no non mi riesce, tolgo questo.
Ok. Ora vabbè, facciamo giardinaggio. Ok, siamo arrivati. Era solo per farvi vedere l'ambiente, poi alla fine qui purtroppo non ce l'ho caricate le texture di questi piccoli radiosuperfici, ma sul canale di Armando Cavallini potrete vedere delle simulazioni realistiche anche con campi volo più piccoli. Eccoci qua. Allora, ok, chiudo questo, vediamo che ci abbiamo vicino, gli aeroporti, urbe ci abbiamo, sì, infatti. Eccoci qua arrivati, siamo a una quota di 700 piedi, vabbè, non è accuratissima la cosa, ovviamente vediamo quanto abbiamo consumato per oggi. Allora, vediamo, fuel. Fuel capacity 96,8. Siamo decollati col 40%, quindi 96,8, 40%, 127,2. 127,2, 90, no, allora, 127,2 meno 96,76. No, quant'è? No, 96,76, sì, dov'è? 96,76 fa, vediamo, è libre. Allora, dove siamo? Allora, vediamo quanto fa. Allora, 127,2 per 1 meno 96,76 sono in libre, 30 libbre e mezza circa, che in galloni sono 5 galloni, che in litri sono, abbiamo consumato 5 galloni, 19 litri abbiamo consumato. Ah, buono, pensavo di più perché siamo andati in quota, quindi abbiamo risparmiato un botto di carburante. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.